Vivibile è un progetto complessivo che tiene conto appunto di quello che il cittadino vuole anche dare alla città. Già le installazioni stanno partendo e quindi ci sarà a breve il monitoraggio, però non si fermerà solamente al monitoraggio, alla fase diciamo di chiusura attraverso appunto alla chiusura della ZTL, ma sarà un coinvolgimento che parte oggi ma che in maniera dinamica verrà attivato. Come dire, utilizzato diciamo, dal cittadino e finanziato dalla comunità europea e parla in generale della vivibilità della nostra città, appunto ad aumentare il grado di vivibilità della nostra città. La migliore indicazione che posso dare alla città, e voglio dire, l'ho scritta anche stamattina, è quella oggi appunto, in fase appunto di partenza della ZTL, è quella di lasciare le auto a casa e di venire nel nostro centro storico attraverso i mezzi che stiamo mettendo a disposizione, vivere il centro storico con i più piccoli, con i propri bambini, di passeggiare, di vivere finalmente la bellezza della nostra città. Concluderà a fine settembre. Vedremo, può anche darsi che in 2 mesi i cittadini si abituano e si può continuare a settembre, a ottobre. Prima cosa, è necessario arredo urbano, posaceneri, illuminazioni, eccetera, eccetera. Su questo a che punto siete? È necessario l'arredo urbano, lo abbiamo detto e lo ribadiamo anche adesso. Abbiamo messo delle risorse in bilancio, circa 100.000 euro. Stiamo aspettando, appunto, spero che entro il 15 luglio il Consiglio Comunale esiti il nostro bilancio, dopodiché avvieremo appunto l'acquisto di arredo urbano che migliori sicuramente la qualità all'interno della nostra città. Anni fa qualcuno disse: noi avevamo una scelta da fare, o decidere di istituire l'isola pedonale o iscriversi al partito del rinvio, salvo poi iscriversi al partito del pressapochismo. Qui non si sta parlando di una ZTL, di un'isola pedonale nella stessa misura in cui era stata prevista 11 anni fa. Io capisco le paure, sono giuste, sono giustificate, però non è la stessa cosa. E quindi io direi che è giusto permettere al signor sindaco
di esprimere quello che è previsto all'interno della delibera, perché nessuno ha l'interesse a uccidere il commercio, nessuno ha interesse a fare morire il centro della città. Altri consiglieri all'interno di questo consesso, e sicuramente non di maggioranza ma di opposizione, hanno dichiarato che i cittadini non la vogliono questa ZTL. Falso! Assolutamente falso! Assolutamente falso! Fermo restando che questa città dovrà avere un'isola pedonale, una ZTL, per quanto riguarda la nostra amministrazione, il nostro programma elettorale, e un piano urbano del traffico, perché chiaramente prima di arrivare alla ZTL o all'isola pedonale occorre il piano urbano del traffico. Ci sono due panefici che fanno parte della, sono stati inseriti all'interno della ZTL, i quali praticamente svantaggiati non avranno la possibilità appunto di offrire ai loro clienti il pane caldo la mattina, perché sbagliando l'orario andare a parcheggiare la macchina in piazza Cappuccini, andare o in via Romeo o in corso Umberto, sarà impossibile tornare a casa con il pane appunto caldo e mettere dell'olio e mettere delle olive. E quindi arriverà freddo, non si può mangiare consato, diciamo così. Sì, sicuramente sì, e quindi basta metterlo all'interno del fornetto, però non si avrà lo stesso effetto da come esce dal forno.